dottore teutonico, ex spensierato. Dopo 35 anni gli spensierati tornano ad esibirsi. Che emozioni avete provato, voi che siete comunque diretti interessati? Sono 48 anni che abbiamo fatto la prima volta gli spensierati. L'emozione è stata grandissima. Prima perché il pubblico è stato caloroso e numeroso e poi perché abbiamo rivissuto anche i nostri spensierati che non ci sono più e questo è stato veramente commovente e ha fatto effettivamente rendere particolare la serata. E poi pensiamo di trasmettere alle nuove generazioni quello spirito goliardico di un tempo. Porto la chitarra e se la notte piangerò, è una linea in paese suonerò. Gli amici miei sono quasi tutti via, la 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 la, e gli altri partiranno dopo me. Passa e tutto se ne va. Lei ha parlato degli spensierati di ieri, di oggi e di domani. Che cosa è cambiato e cosa lasciate in eredità alle generazioni future, voi spensierati originali? Noi vorremmo ecco che i nostri giovani, i nostri ragazzi si divertissero con poco, come facevamo noi. Che si tenga presente, uscivamo da appena 15-20 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Erano i favolosi anni 60, ma il boom economico stava appena nascendo. Quindi noi con quel poco che avevamo ci siamo divertiti e io vorrei che le nuove generazioni, pur se tecnologicamente più avanzate, fossero più sincere nel divertimento e fossero più coese tra di loro. La canzone che ha riscosso maggior successo è stata quella che ricordava una proposta di matrimonio. Ci fareste un piccolo pezzettino tutti insieme, piccolino? A feste, mamma, a feste solita, e quando viene non mo fa sapere, co fra che sciassa, che scarpe lusse, con dubbi tosta verrò da te. Io dico a padre che sono celibe, sua figlia è nubile, ci ama sposa. Non ho ricchezze, non ho palazzo, ma tengo mezza per me sposa. Non ho ricchezze, non ho palazzo, ma tengo mezza per me sposa. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti ed anche per me. Natascia Stella di Sant'Elia, cantante, si è esibita per prima con i giovani spensierati. Come mai questa scelta? Ma una scelta fatta col cuore davvero, perché dopo 35 anni era importante per noi di Sant'Elia sentirci legati ad una festa che comunque hanno fatto i nostri nonni, i nostri parenti, i nostri zii. Quindi riportare questa festa dopo tanto tempo era un nostro dovere, anche per far vedere ai giovani, ai bambini piccoli come si svolgevano i giochi di un tempo e insomma è stata una cosa bella. Voi giovani di Sant'Elia vi siete messi in gioco per primi sia stamattina con la sfilata che questa sera con le esibizioni. Come avete vissuto il passaggio di consegna così pesante come quello degli spensierati? Certo, è una responsabilità grande, però ormai un po' di satira in questo mondo così serio, tra virgolette, ci aiuta a fare un po' tutto. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio
ad Addario, cantautrice di Sant'Elia Pianisi, si è esibita come seconda nel gruppo dei Giovani Spensierati. Com'è andata, Simona? Ma è stata un'emozione molto forte, però è andata bene, cioè alla fine mi sono divertita così e ho cercato di esprimere quello che alla fine provo io e di trasmetterlo agli altri. Hai portato in scena egregiamente un pezzo molto importante e sicuramente di grande potenza vocale. Come mai questa scelta? Sinceramente perché la canzone preferita di mio padre, infatti si è emozionato sicuramente, però non lo so, secondo me Lucio Dalla alla fine prima di essere un cantante è un poeta e alla fine il cantante prima di cantare deve prima di tutto emozionare. Lucio Dalla lo faceva sempre, spero almeno un po' di esserci riuscita anche io. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi topolino mio padre comprò, e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Signor Giulio Bordi, già presidente della Prologo, nonché attore, l'abbiamo vista infatti questa mattina sfilare nei panni di Santoro durante la sfilata degli Spensierati. Questa sera si è improvvisato anche cantante, portando in scena una canzone particolarmente conosciuta ma anche molto difficile. Sì, sicuramente. Poi io sono appassionato, Angelo Branduardi, diciamo, è il cantante che mi ha sempre ispirato e oltre a questa canzone poi chiaramente ho cantato anche altre canzoni di Angelo Branduardi. Questa però è una canzone che fu cantata nell'edizione del 77, diciamo l'ultima fatta, quindi parliamo di 35 anni fa, e fu cantata da una ragazza che si chiamava Assunta. Oggi gli abitanti di Sant'Elia hanno dimostrato di essere artisti sotto diversi profili. Lei come spensierato, come ex spensierato e anche oggi è stato di nuovo spensierato, pensa che comunque questa rappresentazione, questa manifestazione alla quale abbiamo assistito quest'oggi sia anche una forma d'arte da portare in scena appunto a beneficio di tutti gli abitanti di Sant'Elia e non che hanno la fortuna di potervi vedere? Sì, sicuramente, ecco, questo è un modo anche per avere nel paese gente che manca da tanti anni e quindi diciamo è un'occasione, un momento per stare assieme, per rivedersi dopo tanti anni, ecco, quello è importante sicuramente. Sono con Noemi, una delle ballerine di questa bellissima esibizione di questa sera. Come vi siete preparate per questa esibizione? Abbiamo fatto tante prove e tanto impegno. Avete avuto un insegnante, qualcuno che vi desse una mano, oppure siete state soltanto voi che vi siete messe insieme e avete creato questo bellissimo balletto? Il balletto già c'era prima, l'abbiamo modificato in base alle nostre qualità e poi dopo io e Siri abbiamo più o meno coordinato il gruppo. Questa sera avete ballato per la festa degli Spensierati, voi siete veramente giovanissime, quanto vi sentite spensierate? Tanto, la spensieratezza dei ragazzi è enorme. Erika Biunno, te si è esibita in questa serata degli Spensierati con un gruppo scegliendo un repertorio piuttosto rock. Come mai questa scelta?
Io canto fin da piccola, anche se non ho fatto una scuola di canto, però a me è sempre piaciuto cantare. Canto però vari generi, non solo il rock, anche il pop, comunque vari generi. Il rock comunque lo sento più mio e più una liberazione. Proprio in questa sera degli spensierati mi sembrava proprio l'occasione giusta per cantare proprio il rock. Ecco perché io vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Signor Maurizio Vallillo è leader del gruppo dei Navir, com'è andata questa serata? Beh, è stata una bella serata, abbiamo presentato un qualcosa che è stato riproposto dopo tanti anni. Ci hanno chiamato ad aprire questa serata e noi siamo stati ben lieti, anche perché non siamo nuovi di Sant'Elia. Abbiamo aperto anche altre serate e la cosa ci ha fatto molto molto piacere. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, se lui tu non sarai più sola. Ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. La piazza questa sera è aggredita, il lavoro è stato tanto sia sul palco che dietro il palco. Sì, no, è stato tantissimo, la cosa ci ha fatto piacere vedere una piazza così gremita di persone che sono venute per ricordare questa festa e per ritornare un po' come erano un tempo di... La signora Maria Carmen Golia, che questa sera si è premurata di rifocillare tutti gli spensierati con un piatto semplice e gustoso, un piatto proprio da spensierati. La pasta agli olio è un piatto semplice ma anche gustoso, è un piatto tipico per questa serata degli spensierati. Sì, sicuramente saranno più felici con la pasta agli olio e non con un ragù di nuovo rosso, perché oggi, gliel'ho detto, abbiamo fatto una matriciana, quindi meglio così. Lei è qui appunto a ridosso del palco, mentre tutti stanno assistendo a questo spettacolo, si stanno esibendo. Lei ha un compito, diciamo, piuttosto ostico, che è quello di dedicarsi alla cucina. Ognuno qui oggi ha avuto un compito. Lei come lo sta svolgendo? Ormai sono 3 anni che partecipo a questi eventi. Veramente a me piace cucinare, quindi mi offro volentieri a dare un aiuto anche ai signori della Prologo, che sono tutti amici, quindi... fra di noi, insomma, cerchiamo di fare del meglio anche per accontentare la popolazione, perché è giusto così, insomma. Grazie, grazie.